I superstiti salvati sono 155, di cui 41 minori, uno solo accompagnato dalla famiglia. Ora, il 3 ottobre è una data significativa da non dimenticare più, perché è la più grave catastrofe che abbiamo subito in quel mare nostro. In un'intervista al Manifesto, la sindaca di Lampedusa, la voglio nominare perché la Giusi Nicolini, così si esprime con dolore e rabbia, ci invita a quel giorno a non stare in silenzio, ovunque noi siamo, a scuola, nel lavoro, di non lasciar passare quel giorno. Qua bisogna urlare, il giorno della memoria deve essere un urlo della vendetta di quei morti che si aggiungono poi giorno per giorno. E qui prosegue, non solo bisogna urlare, ma soprattutto ricordare la responsabilità di queste stragi della legge Bossi-Fini e del governo Berlusconi, con le loro politiche miope di chiusura e respingimento a mare. E non va dimenticato il grande sforzo di accoglienza e umanità che la nostra isola ha dato, no? Leggi, diciamo, inumane, che hanno trasformato il mare nostro in un mare mostrum, uno dei grandi cimiteri sottomarini, il più grande cimitero sottomarino che esista sulla faccia della terra. In questi ultimi anni, riprende a parlare la sindaca, è cambiata anche l'opinione pubblica e neppure, direi, un campo di concentramento a cielo aperto come al tempo in cui, insomma, era quel ministro Maroni, quello che diceva e rivendicò in Parlamento: io ho inventato i respingimenti a mare, io, urlando in Parlamento, no? Non bisogna neppure dimenticarsi, scordarsi, lo dico io, dei patti diabolici istituiti sotterraneamente coi dittatori nordafricani, Mubarak, Gheddafi e molti altri, da parte di governi di centrodestra e di centrosinistra, per lasciar fare o delegare loro il lavoro sporco di bloccare i flussi verso l'Europa occidentale, i lavori sporchi, in condizioni disumane, no? In campi profughi dove la violenza è la regola e i campi ancora esistenti in Libia, ogni tanto ce li fanno vedere, no? Cioè, dove la dignità dei migranti è totalmente disconosciuta. Riprendo, insomma, lei fa alcune proposte, la sindaca di Lampedusa dice tre cose da fare. Una, occuparsi di migranti o dell'operazione Mare Nostro non deve occuparsi solo l'Italia, ma se ne deve occupare anche l'Europa. Ma non per fare Frontex, Frontex significa che è quell'organismo che difende le frontiere, ma in qualche modo che diventi anche un organismo che recupera il mare, no? Che diventi anche, faccia questa operazione. Ecco, sempre in quell'intervista la sindaca di Lampedusa rende pubblico un telegramma che ha inviato a Letta in quel governo che è rimasto segreto fino al 25 di settembre. E sentite cosa dice. Dice: caro Presidente, sono sul molo di Favarolo e mi sono stati portati già 120 cadaveri. Le chiedo di venire qua a contare i morti insieme a me, a sentire l'odore della morte. Sempre nell'intervista chiede ai politici di fare non di fare la solita passerella, ma di capire. Io pretendo che i politici vengano a capire di che cosa stiamo parlando, a vedere e onorare i morti, a vedere come la mia comunità vive, che opera, cosa ha fatto. La sindaca pone alcune questioni riguardanti la dignità delle persone morte. Mettere il nome sulla bara e restituirla alle famiglie non è solo una questione di doverosa umanità, ma è un altro passo verso il riconoscimento dei migranti morti come esseri umani, perché c'è anche così che è passata tutta la disumanizzazione, no? L'indifferenza, con il fatto che questi morti non hanno un nome e che nessuno li piange e che non si sa dove sono sepolti. Ma hanno anche invitato gli aguzzini al funerale di questi. Ah, certo. Questa è la cosa più tremenda, ah, questo governo delle larghe intese. Certo, certo. Hanno superato di diversi passi quello che ha fatto Berlusconi ed è una cosa tremenda. Io ho scritto un pezzo che è stato abbastanza, che è circolato abbastanza, che si chiama Governo Tombarolo, che proprio parla di questo misfatto che non bisogna lasciare passare, perché nel nome di non far creare troppi problemi, insomma, quello, certo, che sta accadendo adesso non si denuncia, secondo me va denunciato. Sì, perché loro fanno sempre questa cosa sui ma insomma fanno la cosa sui cosiddetti trafficanti umani, no? Mettono l'accento sui trafficanti umani, ma in realtà loro
non fanno i trafficanti d'umani, ma in qualche modo lasciano che traffichino, ma non tanto i trafficanti d'umani, insomma, i governi, capito? Vendono le armi. Vendono anche le armi, no? Allora, questo qui l'ho scritto, perché si chiama Vagabondi dispersi per i naufraghi e le guerre. Scritta pensando a una delle nostre serie di vagabondaggio, di spiaggia in spiaggia con un amico Edvino Bonini, che è un poeta di Trieste che è morto l'anno scorso, affabulando, sognando e disperando. In questo nostro vagabondare estivo ci trovavamo in una notte di luna nera nelle spiaggette sotto il castello di Miramane a Trieste. Il nostro notturno conversare spesso assumeva la forma dell'irica, una forma schizzopoetica. In uno di questi dialoghi notturni, ne ricordo un frammento, Edvino disse: vedi, questo mare che abbiamo di fronte non è altro che un prolungamento di quell'antico mare nostro, che estendendosi attraverso l'Adriatico lambisce le coste più a nord dove ci troviamo ora, e a un certo punto tra noi si era generato uno spazio di silenzio, e da quel silenzio e da quell'ascolto profondo delle onde di quel mare abbiamo cominciato ad udire le voci inascoltate dei naufraghi, dei nostri mari che urlavano in coro: invano cammineremo sul fondo del mare a cercare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Più facile è sul pelo dell'acqua trovarne gli indizi, sapendo che il camminare non forza i limiti antichi. I pesci narrano, uscirono dalle onde ad ascoltare la cetra di Orfeo. Dovremmo ripetere l'audacia. Se non riusciamo a sedurli in un qual modo, può bastare immaginarli intenti mentre imprevisti li troviamo ancora in pozze, li intravediamo in sbiaditi ruscelli, in rogge anguste. Cercare di ascoltarli muti come sono e per esercizio di affinamento dell'orecchio, perché i sussurri che emettono tra le sabbie dei fondi affiorano impercettibili. Non sono bolle d'aria, ma parole di pesce, pensa ancora un bambino. Più in là, dei pescatori silenziosi che di tanto in tanto illuminavano i nostri volti. Avevo portato da Bologna delle luci a LED, simili a quelle che vengono poste sulla fronte dei giovani minatori delle miniere di coltan dell'Africa, per avere le mani libere di scavare in quei tunnel sotterranei e bui coltan, materiale usato per costruire cellulari, materiale di inestimabile valore economico, ma che genera guerra tra poveri, guerre etniche indotte da multinazionali elettroniche al fine di appropriarsi di quel bene. La luce era bianca, bluastra, e ce la passavamo di mano in mano per esplorare quelle onde, a cercare di intercettare messaggi di naufraghi, a cercare perle umane in quel mare estivo in festa di indifferenza che ci circondava. E là che ho composto le prime due elegie, e questa è l'elegia pescatrice. Alle porte d'Oriente, nel mezzo di una notte barocca, luna piena, sfumata e melanconica, luce rosse di ultima estate, squarciano cieli all'orizzonte, punte fosforescenti, lanciare a cercare perle, umani negli abissi del mare, ombre di pescatori, con occhi pungenti di minatori, io e te amico di frontiera, a tenere le porte aperte a est, a ovest, a nord, a sud, trasinati in nessun dove ed infiniti della bora, cerchiamo tra le onde, gli inascoltati, gli invisibili, tra rovine di città bombardate, di medio e di estremo oriente, tra corpi sfigurati dal fosforo amico nei Balcani, tra esili mura di terra inabissati in neri fiumi di petrolio, danzano pacifici di alberi bianchi del mare, tra corde tese di nave ed archi di guerra, coro di bambini iracheni, afghani, serbi, kosovari, bosniaci, libanesi, palestinesi e altre lingue tagliate. Bing, Berlusconi, bang, alle bombe del canone e dell'avion giù per terra, sempre vivi noi bambini resteremo. Bing, Bush, bang, alle bombe del canone e dell'avion giù per terra, per sempre vivi noi bambini resteremo. Bing, Blair, bang, alle bombe del canone, dell'avion giù per terra, noi vivi resteremo. E così è l'ultima clandestina.